Il giallo della scomparsa di Francesca De Itta, il corpo non si trova. Il corpo della donna di 42 anni, scomparsa da oltre due mesi dalla sua abitazione di San Sperate, vicino Cagliari, non si trova. Per la procura ci sarebbe un colpevole, il marito Igor, in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Che dica la verità, chi ha fatto qualcosa lo dica immediatamente, perché prima o poi salta la verità, è questione di tempo. Oggi riprendono le ricerche che erano state sospese in attesa delle analisi su alcuni oggetti ritrovati che potrebbero appartenere a Francesca, come un apparecchio dentale con custodia, secondo l'odontotecnico della donna, un beauty case, un accappatoio e due brandelli di felpa con probabili tracce ematiche, oggetti in mano ai RIS. Francesca scomparsa nel nulla dal 10 maggio, quel giorno i vicini di casa l'avrebbero vista per l'ultima volta con il marito. Li ho visti uscire in macchina, non ho più visto lei, lui ogni tanto l'ho incrociato. L'uomo avrebbe, secondo gli inquirenti, inviato messaggi a familiari ed amici dal telefono della moglie per rassicurarli, una vera e propria messa in scena, ad avere i primi dubbi alcune colleghe di lavoro che hanno allertato il fratello. Il 31 maggio scatta la denuncia, subito sono iniziate le indagini e poi le ricerche. Viene sentito dagli inquirenti il marito Igor. Su un sito le colleghe hanno notato che erano stati messi in vendita l'auto di Francesca ed il divano. Avevano visto degli oggetti appartenenti a Francesca in vendita, sia auto e divano. Igor, ascoltato più volte dagli inquirenti, aveva dato versioni contrastanti sulla scomparsa della moglie. Prima aveva parlato di un allontanamento volontario, poi di un viaggio a Milano e infine che lui stesso, la sera del 10 maggio, l'avrebbe accompagnata sulla statale 125, dove sarebbe passata a prenderla un van con delle persone, probabilmente un santone conosciuto qualche tempo prima e i membri di una setta. È stata accompagnata dove voleva andare lei. Non posso dire altro, ci eravamo presi un periodo di pausa. Versioni che non hanno convinto gli inquirenti, che hanno portato all'arresto dell'uomo, il movente forse economico, legato all'abitazione della coppia, oppure sentimentale. Francesca avrebbe scoperto la relazione extraconiugale del marito con una donna. Igor Sollai, perché sono sicura dal primo giorno che è lui. Intanto gli avvocati di Igor hanno annunciato che chiederanno una modifica della misura cautelare in carcere.